In tutta Italia un minuto di silenzio per onorare le vittime del sisma in Emilia. Aperto le celebrazioni della Festa della Repubblica, solo l'inno di Mameli ha interrotto questo silenzio. Un 66° anniversario che quest'anno è stato caratterizzato da diverse polemiche, poiché in tanti chiedevano l'annullamento dei festeggiamenti, ed è per questo che a partire da Roma, così come in tutte le città italiane, le celebrazioni sono state all'insegna del contenimento e del rispetto dei fratelli emiliani. Concetto questo ribadito anche dal prefetto etineo Francesca Cannizzo, che nel leggere il messaggio del Capo dello Stato ha voluto manifestare la sua vicinanza a chi soffre. Il nostro Presidente ha richiamato tutti alla solidarietà, che in questo momento è il valore che deve tutti unirci, e quindi se noi riteniamo festa nel senso ludico del termine, è vero, non abbiamo nulla da festeggiare, ma se noi consideriamo che questa è la celebrazione della data in cui è nato il nostro Stato, la nostra democrazia, e allora è da questa nascita, dalla storia della nostra Repubblica, che dobbiamo riscoprire i valori dell'unità, della forza, della civiltà per riprendere un cammino che in questo momento è particolarmente difficile. Il pensiero di tutti noi è andato anche in questa occasione alle popolazioni terremotate e a quanti soffrono in questo momento di grave difficoltà. Una festa, quella del 2012, che il prefetto ha voluto improntare principalmente sulla legalità. Ho voluto fare un riferimento esplicito alla legalità, dicendo appunto che la legalità è un concetto che tutti noi dobbiamo riconsiderare, dalle più alte cariche istituzionali ai cittadini, e dobbiamo assumerne tutti la responsabilità di questo principio del nostro Stato e della nostra Costituzione. Il prefetto ha deposto una corona d'alloro nel monumento al Milite Ignoto e ha poi consegnato le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e le medaglie d'onore ai cittadini deportati nei lager nazisti.